Bentrovati amici di Lombardia Notizie Online, oggi il nostro approfondimento riguarda la diretta, la lunga maratona online che è stata fatta dal titolo Stop ai dubbi. Come state vedendo alle mie spalle si sta smantellando il set che ha ospitato questo grandissimo evento in Sala Biagi, una tra le sale più grandi di Palazzo Lombardia, e insieme al dottor Bertolaso, che è il coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia, si sono alternati numerosi esperti. Ascoltiamoli. La prima cosa che volevo sottolineare è che molti vaccini che sono ormai consuetudine, come il vaccino dell'epatite B piuttosto che il vaccino contro il papillomavirus, richiedono 3 dosi. Per cui la terza dose non deve essere considerata come una dose aggiuntiva, la terza dose deve essere considerata come il completamento del primo ciclo vaccinale, così come avviene per molte altre vaccinazioni a cui normalmente ci sottoponiamo. E se dovessimo invece dare un motivo per convincere quelli che ancora non si sono vaccinati e quindi non hanno ancora fatto né la prima né la seconda dose, ad avvicinarsi al vaccino e a farlo, che cosa potremmo dire? Penso che i numeri possano rappresentare la motivazione più forte per convincere le persone che non hanno ancora approcciato il vaccino. Se confrontiamo i numeri di fine novembre del 2020 rispetto ai numeri di novembre 2021, vediamo un numero di contagi, ma soprattutto un numero di morti 10 volte inferiore rispetto a quello che avevamo un anno fa. Invito tutti veramente a guardare i numeri, a leggere i numeri e vedere le differenze. La differenza che abbiamo oggi rispetto a un anno fa è solamente e unicamente dovuta all'efficacia del vaccino. Il vaccino ha dimostrato chiaramente con dati scientifici molto forti, molto validi, quanto sia efficace, quanto sia in grado di ridurre il contagio e quanto soprattutto sia in grado di ridurre il numero dei morti. Professore, ma che cosa rispondiamo a chi sostiene che in concomitanza della terza dose dice ma però c'è già chi si è infettato dopo 2 dosi, perché fare una terza? Cosa serve? Direi che l'esperienza israeliana è quella che ci dà una risposta a questa domanda. Dopo 6 mesi circa dalla seconda dose, quello che si è visto è che l'immunità che ci protegge dall'infezione dovuta alla vaccinazione tende pian pianino a diminuire. Ovviamente, tendendo a diminuire, la persona è più esposta a un contagio. Per cui quello che abbiamo visto è che a 6 mesi circa dall'infezione il numero di persone che si contagiano nonostante sia stato vaccinato è di circa il 25%. Se queste persone vanno incontro alla terza dose della vaccinazione, i dati ci dicono che la curva di protezione risale in maniera significativa e si passa da, come ho detto, dal circa 65-70%, si ritorna a valori superiori al 95%. Ripeto, non sto parlando in questo caso di protezione da forme gravi, da malattia, da ospedalizzazione, ma sto parlando di protezione dal contagio della malattia. Ovviamente il vaccino non è efficace al 100% alla protezione del contagio. Sappiamo però che la terza dose è in grado di aumentare moltissimo questa capacità del nostro organismo di proteggerci da un eventuale nuovo contagio. Dottor Bertolaso ha fortemente voluto questa diretta Stop ai dubbi. Esperti di fama internazionale hanno risposto a tantissime domande, ovviamente anche in base all'attualità grande attenzione era per questa variante Omicron. Io la sintetizzerei così, avendo ascoltato un po' tutte queste voci: comunque anche in questo caso il vaccino sarà fondamentale. Assolutamente sì, mi pare che c'è stata unità di intenti, bisogna vaccinarsi. È stata un'esperienza molto interessante, abbiamo fatto una vera maratona senza interruzioni pubblicitarie, senza break di alcun genere, quindi una maratona di 3 ore che sarebbe potuta durare con tutte le varie iniziative di carattere commerciale anche 6 ore, quindi credo che sia stato un lavoro davvero prezioso del quale dobbiamo
essere grati a chi l'ha organizzato, al team della Regione Lombardia e a questi scienziati che si sono prestati a questa fatica che davvero spero che sia stata utile per tutti. Per rassicurare un po' i nostri ascoltatori uso una frase su tutti, il professor Remuzzi ha detto il Fauci del Sudafrica, il più bravo virologo di quel paese, l'ho sentito da poco e mi ha rassicurato che secondo i suoi studi appunto anche questa variante verrà sconfitta dal vaccino. Io sono sicuro che il vaccino batterà anche la variante sudafricana, diciamo che il vaccino batte Sudafrica 3-0. E per concludere, l'obiettivo, adesso il nuovo risultato dopo il 3-0, 100.000 vaccinazioni al giorno di nuovo in Lombardia. Eh sì, noi amiamo alzare l'asticella ogni giorno, quindi eravamo arrivati a quota 50.000, che era già un bel numero, in fine settimana arriviamo a quota 80.000 al giorno, dalla settimana prossima ne faremo 100.000 al giorno. È l'unico modo per fermare il diffondersi dell'infezione e andare a fare le vacanze di Natale, a mangiare il panettone, il cenone in assoluta tranquillità. Questo è il nostro impegno. Se tutti si fanno vaccinare, noi saremo pronti a vaccinarli e la squadra Italia avrà vinto ancora una volta. Ascoltiamo ora che cosa ci ha detto Giuseppe Remuzzi, che è il direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano. Sentiamo. Io penso che non ci sia dubbio sul fatto che i bambini debbano essere vaccinati. I bambini, parliamo dai 5 ai 12 anni. È uscito un bellissimo lavoro su Science del 19 novembre che dice chi non vuole rischiare niente nel bambino piccolo si deve rendere conto che prende un rischio molto grande. Perché? Perché nei bambini piccoli quello che si è visto finora quando sono stati fatti gli studi per poterlo approvare è che non c'è zero effetti collaterali finora, anche perché se ne usa poco, se ne usa un terzo della quantità di mRNA che si utilizza negli adulti. Si è visto qualche caso di miocardite, rarissimi però, negli adolescenti e nei giovani, che guarisce facilmente con un po' di cortisone, con un po' di attenzione, ma nei bambini piccoli in quegli studi non si è visto nulla. E d'altra parte la critica, ma gli studi sono fatti con pochi pazienti, però adesso ci sono milioni di bambini che sono stati trattati sia negli Stati Uniti che in Israele e quindi noi non abbiamo evidenze. Dall'altra parte cosa c'è? Dall'altra parte c'è che dall'inizio della pandemia sono stati ricoverati in ospedale negli Stati Uniti 2 milioni si sono contagiati di bambini. 8.000 sono stati ricoverati in ospedale e 147 sono morti. Allora voi potreste dirvi che 147 morti sono pochi rispetto ai 140.000 adulti. Sì, però guardate che un bambino che muore per i genitori è tantissimo, è un rischio che non possiamo correre. È un bambino che muore semplicemente per non aver fatto una cosa che l'avrebbe certamente protetto dalla malattia. Professor Remuzzi, lei ha stoppato i dubbi e ha dato buone notizie riguardanti la variante Omicron grazie ai contatti diretti che ha con il Sudafrica. Ce li vuole ripetere? Sì, beh, noi abbiamo questo contatto perché nel 2015 abbiamo organizzato il meeting della Società Mondiale di Nefrologia in Sudafrica. E pensate che quando abbiamo scelto tra i migliori medici del mondo da invitare per fare le lezioni di apertura che si fanno a questi grandi congressi, 7.000 persone, 10.000 persone, abbiamo scelto un virologo. Questo era un meeting di nefrologi. Abbiamo scelto un virologo, Sabi Metti, che è considerato il più bravo virologo del Sudafrica e uno dei più grandi del mondo. Abbiamo parlato con lui in questi giorni. E lui ci sta studiando questa variante dall'11 novembre, quindi da abbastanza tempo. Lui ci dice che dalle informazioni che lui sta avendo, sia cliniche, dal comportamento dei pazienti che dal comportamento delle simulazioni in laboratorio, lui non pensa che questa variante saprà sfuggire in modo sostanziale ai vaccini. Magari i vaccini saranno un pochino meno efficaci, però certamente proteggeranno dalla malattia grave, dall'ospedalizzazione, dalla necessità di essere intubati e dalla morte. Non siamo sicuri di nulla in queste cose qua, particolarmente in questa variante si sa pochissimo, si sa che è molto trasmissibile. Non è detto che sia la malattia che sia più grave delle altre, anzi quello che stanno vedendo loro in Sudafrica è che la malattia è una malattia relativamente lieve, però loro sono giovani, bisogna tener conto che la vita media in Sudafrica è intorno ai 50-60 anni, hanno cominciato anche loro a vaccinare i più anziani, quindi quelli che rimangono sono i più giovani. E allora il fatto che contraggano una malattia relativamente lieve può essere
condizionato da questo fatto, però certo se fosse un virus così spaventoso la gente si ammalerebbe in modo grave e questo non succede. Io in questo virologo, che è una persona meravigliosa tra l'altro, è il capo, è il Fauci del Sudafrica per intenderci, perché è il capo del Centro per il Controllo delle Malattie Comunicabili del Sudafrica, e tenete conto che il Sudafrica, non so quanti sanno, che il Sudafrica dal punto di vista medico è un posto avanzatissimo, tenete conto che in Sudafrica è stato fatto il primo trapianto di cuore, prima che in America, Chris Barnard ha imparato tutto in America, poi l'ha fatto in Sudafrica, quelli là erano un po' nervosi perché gli hanno insegnato tutto, poi l'ha fatto lui, però per dire, quando si fa un trapianto di cuore negli anni in cui l'ha fatto lui, vuol dire avere un'organizzazione sanitaria importante, quindi queste notizie che vengono direttamente da lì contano. Ai microfoni di Lombardia Notizie Online anche Alberto Mantovani, che è direttore scientifico dell'Istituto Clinico Humanitas. Sentiamolo. È importante fare la terza dose per proteggerci, perché sappiamo che siamo ancora protetti da due dosi almeno a sei mesi nei confronti della malattia grave e della morte, ma la nostra memoria immunologica è in discesa. Quindi è opportuno fare un richiamo per proteggerci nei confronti della variante Delta, che è il nemico che abbiamo in casa. Ma secondo lei è opportuno fare anche un test sierologico prima di affrontare la terza dose o no? I test sierologici non possono guidare, non devono guidare la campagna vaccinale, perché non possiamo dire a una persona tu sei protetto sulla base dei livelli di anticorpi. Noi stessi siamo al lavoro per sviluppare nuovi saggi per misurare anticorpi e la risposta delle cellule T, ma in questa fase la campagna vaccinale non può e non deve essere guidata dalla sierologia. Le domande più frequenti io le ho quando vado a parlare, fra qualche giorno parlerò in un carcere, ho parlato a associazioni, ho parlato nei quartieri, ho parlato nelle scuole, ho parlato in una chiesa. I dubbi sono tanti, riguardano per esempio gli effetti a lungo termine. Allora io devo dire, gli effetti a lungo termine, ci sono preoccupazioni per esempio sulla sterilità, non c'è nessun motivo, ci sono i dati, nessuno diventa sterile dopo il vaccino. Effetti a lungo termine, modificazioni genetiche, ricordiamo che tutte le volte che abbiamo un raffreddore ed è causato da un parente, un altro coronavirus, le nostre cellule sono piene di RNA messaggero del virus e non c'è nessuna modificazione genetica. Ancora ricordiamoci la nostra storia. Quando è arrivato il vaccino contro la polio, non abbiamo aspettato 20 anni per eliminare la polio da questo paese e eliminare i bambini con le gambe atrofiche o morti, i miei compagni di classe. Abbiamo introdotto quando siamo stati sicuri. Ancora avevamo la rosolia, contratta in gravidanza, 1 su 4, un bambino malformato. Quando siamo stati confidenti che il vaccino funzionava, abbiamo eliminato le malformazioni da rosolia. Quindi c'è un grave rischio, che è quello, il rischio del non fare, non dobbiamo correre. Dal 27 dicembre 2020 al 9 novembre 2021, grazie alla campagna vaccinale, sto parlando della Regione Lombardia, sono stati evitati, risparmiati 90.000 infezioni, per la precisione 90.875 contagi, 3.579 decessi e 933 accessi in terapia intensiva, ovvero questi casi si sarebbero verificati se la Regione Lombardia, diciamo, non solo non avesse usato, non avesse avviato la campagna vaccinale, ma non l'avesse fatto anche con la velocità con cui ha proceduto in questi ultimi mesi. Questi numeri da soli portano a dirimere ogni polemica, ogni dubbio riguardo alla terza dose di vaccinazione e soprattutto le prime due per chi non l'ha ancora fatta. Stiamo però registrando un aumento dei numeri delle persone che si stanno vaccinando. Un buon segno? Questo è un buon segno, però rendiamoci conto di una serie di cose. Intanto stiamo parlando di una malattia a trasmissione, di un virus a trasmissione aerea, quindi era scontato che durante i mesi invernali, autunnali, mesi freddi, l'incidenza di malattia e anche di infezione aumentasse. Questo ce l'aspettavamo.
Secondo luogo il Delta, la variante Delta, almeno quella, a cui abbiamo, quella che è attualmente predominante nella nostra area, se non l'unica ormai presente, ebbene il vaccino buca leggermente meno la variante Delta. Terza questione è che la protezione immunitaria non dura per tutta la vita, anzi noi stimiamo con i dati della Regione Lombardia proprio che la protezione immunitaria cala del 50% ogni 9 mesi, dopo 9 mesi dal completamento del vaccino. Questo vuol dire che dobbiamo in qualche modo rinforzare ciò che avevamo fatto alcuni mesi fa. Ma questo è una cosa del tutto naturale, del tutto scontata e che ci aspettavamo anche alcuni mesi fa, lo sapevamo. Comunque stiamo imparando giorno dopo giorno. Eccoci giunti al termine di questo nostro approfondimento, certamente importante, indispensabile in un momento come questo, proprio perché sono molti gli telespettatori, gli ascoltatori, coloro che seguono la nostra pagina Facebook, che hanno potuto rivolgere domande interessanti alle quali è stata data risposta nel corso di questa lunga diretta. Grazie per averci seguito, continuate a farlo sui nostri canali social e sul sito www.lombardianotizie.online. Alla prossima!